Ma un anno fa, nel decreto sblocca Italia, che noi condividiamo, sostanzialmente non hanno avuto un finanziamento ancora reale superiore al 10%. Allora, a fianco le buone intenzioni e gli annunci che condividiamo, l'ambiguità da dove la deriviamo? Dal fatto che poi concretamente non ci sono le risorse. Allora, noi chiediamo al governo di fare chiarezza sull'impiego delle risorse per le infrastrutture al sud, che sono l'unica vera opportunità di sviluppo del Sud al di là delle vecchie politiche clientelari e assistenziali che sono fallite e hanno prodotto non solo cattedrale nel deserto, ma anche tanto clientelismo, tanta corruzione. Grazie collega Cirielli. Passiamo all'interrogazione numero 31839 della deputata Santerini concernente elementi ed iniziative in relazione al master plan dello sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino, recentemente sottoscritto da ENAC e dalla società di gestione Aeroporti di Roma. La deputata Milena Santerini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Ha un minuto, prego. Grazie signor Presidente, signor Ministro. Il 20 ottobre l'ente per l'aviazione civile, di concerto con la società Aeroporti di Roma, ha annunciato un nuovo master plan con una diversa tempistica sullo sviluppo dell'aeroporto, in particolare della quarta pista su cui si discute molto e su cui sono stati anche sollevati dei dubbi da parte degli enti locali e territoriali. Lei è intervenuto in proposito e noi vorremmo chiederle se appunto questo nuovo master plan, che prevederebbe delle fasi diverse di intervento, sia stato o no sottoposto all'approvazione del Ministero, perché in caso eventualmente necessariamente dovrebbe sostituire il piano che a suo tempo, cioè dal 2012, era stato fatto per stipulare la convenzione. Grazie. La ringrazio. Facoltà di intervenire il Ministro Delrio, prego. Grazie Presidente, grazie Onorevole. La sfida del rilancio di Fiumicino, come ho detto, è la sfida del rilancio dell'intero Paese, perché Fiumicino è la porta d'ingresso d'Italia, è un aeroporto destinato ad accogliere nelle nostre previsioni quasi 100 milioni di passeggeri da qui al 2030 come sviluppo ed è un aeroporto che è in grave deficit infrastrutturale. Basta ricordare che negli ultimi 3 anni, dal 2012 al 2014, Fiumicino ha avuto investimenti medi per circa 105-110 milioni di euro all'anno nell'ultimo triennio. Noi abbiamo lavorato molto per implementare questi investimenti. Nel 2015 saranno oltre 300 milioni e nel 2016 saranno oltre 400 milioni gli euro spesi nell'aeroporto di Fiumicino, quindi con un raddoppio in 2 anni di quello che era stato previsto per i 3 anni precedenti. Il nuovo master plan ha avuto un iter istruttorio di approvazione tecnica da parte dell'ENAC il 20 ottobre. E prevede appunto l'ampliamento dello scalo in 3 fasi di realizzazione con una spesa complessiva di 6,4 milioni.